tirato indietro, forse ha risolto anche un problema allo staff tecnico, però le scelte della Norvegia sono forzate, quelle della Russia meno, quindi bisognerebbe interpretare le idee dei tecnici russi. Probabilmente Šipulin viene ritenuto l'uomo del lancio, tant'è vero che viene riconfermato in prima. Ustigov l'uomo della terza frazione e lì rimane, vogliono fare esperimenti sulla seconda e la quarta. Quindi oggi vediamo Garanichev in seconda e Alexei Volkov che in effetti ha un buon finale in quarta. Solo che quel finale devi arrivare a spararlo, perché secondo me Volkov lo possono staccare prima. E infatti da come hanno costruito la staffetta sembrano pensare di avere margine, diciamo almeno nella terza frazione, da consegnare un vantaggio a Volkov, perché sennò come fai a battere Svensson e Furkad? Sì, esattamente. Quindi la vogliono buttare tutta sul tiro. Volkov ha fatto molto bene nella staffetta mista che si è disputata Doc Filzen, forse è stato anche l'MVP se vogliamo, pur non facendo segnare il miglior tempo di frazione. Quindi evidentemente vogliono continuare a puntare su questo ragazzo. Io credo che la scelta sia giusta, perché Volkov ha talento, deve trovare solo un po' di continuità con il circuito di Coppa del Mondo. Finora ha fatto su e giù con la Coppa con l'Ibu Cup e a mio modo di vedere non ne ha tratto benefici. È un ragazzo molto promettente, spara bene, quindi è corretto continuare a puntare su di lui. Ricordiamo poi anche della Germania l'assenza di Greis. Greis è sostituito, avevo detto ieri, da Böhm, in realtà è da Florian Graf, e Böhm che lo sostituirà nella gara sprint evidentemente. Germania che ha vinto l'ultima gara di Oberhof. Bisogna dire che nelle ultime due o nelle precedenti due stagioni della staffetta o della Coppa Staffetta la Norvegia è stata dominante, perché viene da una serie di 8 podi e ci sono anche 5 vittorie in questa serie. E la Germania è stata l'unica a vincere oltre alla Norvegia nella passata stagione in staffetta. La Germania ha sicuramente una buona squadra, insomma abbastanza equilibrata. Ha vinto l'oro qui ai mondiali del 2004 con una composizione tutta diversa rispetto al quartetto di oggi, però è chiaro che vorrebbe cancellare la grande delusione e l'amarezza per la delusione di ieri. Sì, la delusione di ieri, poi ne avremo modo di parlarne strada facendo. C'è da dire che la Norvegia lo scorso anno non ha vinto proprio qui ad Oberhof con condizioni analoghe a quelle odierne. Peraltro c'era il finlandese davanti a tutti, fatto anomalo, il che la dice lunga sull'andamento del primo giro. Sono tutti in gruppo. Questo poligono farà in qualche modo la differenza, perché andrà a scremare il gruppone. Kauppinen, il finlandese, erano già caduti 10 cm di neve nella notte e chiaramente adesso sta arrivando altra neve fresca che era appunto prevista, come diceva Massimiliano. Non c'è particolarmente vento adesso, però c'è l'errore subito del tedesco che è Simon Schemp. Impressionante Šipulin, che è molto migliorato nelle sessioni di tiro a terra, in piedi è sempre stato forte, a terra meno. Adesso direi che è completo. Bene Brozven, mentre qualche problema per il primo frazionista francese che è Vincent G. Eh sì, non è sempre Wister Mountain per lui, eh. No, sbagliano un po' tutti praticamente. Sì, si è salvata l'Austria, si è salvata la Germania, chi perde terreno in effetti la Francia. Attenzione agli Stati Uniti che hanno Lowell Bailey al lancio, atleta che finora ha fatto molto bene in stagione, bene anche l'Italia con De Lorenzi che è stato preciso. Esatto, è vero, gli azzurri che hanno qui De Lorenzi che non aveva gareggiato a Oakfieldsen dove c'era stato invece in gara Martinelli, ci sono i due Windisch, Marcus in seconda, in terza frazione Dominic e poi a chiudere Luca Sofer. Adesso sono curioso di vedere che cosa possa accadere, perché la Russia ha 3 secondi di margine sulla Norvegia e 6 sull'Italia. Brosman potrebbe avere interesse ad andare a tutta e quindi a riportarsi su Šipulin per fare la differenza. Lo scopriamo comunque tra pochissimo dopo una breve pausa. È abbastanza eloquente del tratto di discesa dove ieri si sono scontrate, anzi è stata la Bachmann a fare sportellate con la Gerekova. Si va decisamente meno veloci oggi. Sì, intanto chi sta dando velocissimo è Šipulin, che ha inserito le marce alte in questa tornata e ha staccato tutti. Brosven non è riuscito a tenere il suo passo, De Lorenzi ha perso da subito 6-7 secondi e in questo momento sembra avere un passo non abituale per lui sugli sci. Eccolo qua, inquadrato, si vede poco chiaramente con questa autentica bufera di neve a Oberhof. Sì, fortunatamente questo vento fortissimo è più sul tracciato rispetto al poligono e quindi gli atleti hanno passato indenne una prima sessione di tiro che comunque qualche vittima eccellente l'ha fatta, perché la Francia ha girato. Eh sì, alla fine sì, addirittura si trova in 18ª posizione con oltre un minuto. Però non dimentichiamo cosa è accaduto lo scorso anno, chi era praticamente nelle retrovie al termine della prima frazione ha vinto la staffetta.
Allora, partiamo non da quello che è successo lo scorso anno, ma ci arriveremo poi, per raccontare quattro episodi che sono proprio scolpiti nella testa di Lars Berger e che se poi fosse stato scelto, questo è tutto da vedere, come giustamente dicevi tu, però sta di fatto che a Oberhof, a cominciare tutto è successo ai mondiali del 2004, dove la Norvegia è arrivata non lontana dal primo posto, ha chiuso medaglia d'argento, però Lars Berger ha commesso due giri di penalità, ne bastava uno in meno e la Norvegia probabilmente era oro. Sì, e ti interrompo su questo, sì. Perché quei mondiali furono complicatissimi per la Norvegia. Bjørdalen non riusciva a battere né Poiré né Rico Gross, le donne invece erano dominanti mentre gli uomini faticavano, quindi quella fu l'occasione per conquistare la medaglia d'oro e fu proprio Berger a venire meno. Poi lui in qualche modo ci mise una pezza con la partenza in linea in cui arrivò secondo, non si sa come, però in effetti questo è il primo episodio che ha segnato Lars Berger. Avanti col secondo. Allora, il secondo è, come dire, è andato in crescendo negli errori. Lars Berger, quando fa le cose in un certo modo, le fa grosse. Nel 2005 squalifica perché in sostanza ha puntato la carabina non verso il poligono in un momento in cui appunto affrontava i bersagli, quindi addirittura squalifica dopo che comunque la Norvegia non era arrivata sul podio. E anche qui fatto anomalo, però spesso e volentieri i norvegesi hanno avuto problemi di questo tipo, anche Andresen, seppur diversi, strano che accada sempre a loro. Eh sì, poi 2007 succede che la Norvegia arriva terza, sì, però in piedi riesce a mettere insieme un numero di errori tali da fare tre giri di penalità, sempre il solito, il pirata. Già. E per chiudere, lo scorso anno c'è l'attenuante, l'hai giustamente detto tu, condizioni folli per gareggiare al limite, forse anche oltre il limite, sta di fatto però che in piedi ha fatto la stessa cosa che è capitata ieri a Magdalena Neuner. Esatto, e mentre Schipulin sta staccando tutti, apriamo il capitolo Neuner, perché in effetti lei stessa non ha capito che cosa sia accaduto, tanto è vero che era convinta di aver colpito i bersagli. A un certo punto si è detta, ma qui evidentemente non si chiudono perché c'è un problema tecnico. E in realtà è sempre stata al limite, sul bordo, il bersaglio non si è chiuso e è saltata di testa praticamente al terzo errore, l'ha messo anche lei e ha iniziato a sparare un po' a caso. Comunque, insomma, problema risolto, almeno dice lei dal punto di vista psicologico, mentre mi pare che la situazione stia leggermente peggiorando. Leggermente? Ecco, giusto leggermente. Neuner che si è presentata in conferenza stampa insieme a Sabrina Buchholz, che in qualche modo l'ha consolata, quindi si sono invertite le parti. Ma non dimentichiamo un fatto: Sabrina Buchholz deve molto a Lena Neuner, perché il trionfo più importante per lei a livello senior è arrivato grazie a Magdalena Neuner. Dobbiamo tornare ai mondiali di Östersund, quando Neuner da sola vinse la staffetta mista e la componente femminile in terza frazione, in prima frazione o seconda, non ricordo, comunque era Buchholz. Sì, per la serie vengo anch'io, no, tu no. Esatto, staffetta che per Neuner aveva un significato particolare, erano mondiali difficili per lei. Buchholz era un po' il bruttone a troccolo che si portò a casa la medaglia d'oro. Tra l'altro anche Henkel, devo dire, forse anche per, e adesso seguiamo un po' il poligono in piedi di Schipulin, forse anche per fare da spalla a Neuner, ha detto non esiste che sbaglio per tre volte l'ultimo bersaglio, Henkel, che si è scusato ovviamente anche lei. Comunque le condizioni non erano facili, adesso vediamo, no, cosa si inventa Schipulin, che in piedi è sempre stato l'enciclopedia del poligono. Lupi siberiani o meno, insomma, a seconda della provenienza, questi hanno un qualcosa in più. Questo se l'è mangiato un po' perché aveva fretta. Sì, stavo urlando aiuto, poi l'ultimo l'ha mancato. Sembra un altro Schipulin rispetto alle prime tre tappe, però, Sì, soprattutto sugli sci, che sì, in genere gli danno qualche piccolo problema. Sbagliato anche De Lorenzi, mentre Schem, come di consueto, abbastanza preciso ma lento. Beh, non male Christian comunque, se soprattutto sfrutta bene la prima ricarica. Può ripartire Brotzven. Schemp regolare, però sbaglia l'ultimo. Bravo Christian. Sì, lentissimo Schemp in questa sessione di tiro, con dei tempi biblici. Sbagliano tutti gli altri. Italia che resta lì, Schemp non vuole saperne di chiudere l'ultimo. Sì, direi che è il primo segnale positivo di De Lorenzi in questa stagione, che non è iniziata benissimo, però sul tracciato che lui gradisce, perché qui ha ottenuto uno dei risultati più importanti della sua carriera quando salì sul podio Viermo, dentro da dietro di qualche anno, oggi dà delle conferme, o comunque
fa vedere di aver trovato una condizione accettabile. Fiocchi che sembrano veramente coriandoli giganti. Sì, in effetti le condizioni sono molto difficili. Schemp ha perso parecchio in questo poligono, però sembrava pimpante sugli sci. Bailey in un modo o nell'altro ne viene fuori, Eder in sci allo statunitense, Milanenko che in genere è puntuale al poligono è settimo, però non ci sono tracce della Francia, con Gé che continua a sbagliare. E ribadisco, se Gé non spara bene, non è la Coppa del Mondo il suo contesto. Qua vediamo che rischia ancora e con le spalle al muro, mentre avevano ragione i tecnici svedesi ad aver scelto Arvidsson, perché hanno detto sta sparando bene, sì, al posto di Jonsson. Però qualcuno allora ha torto, visto che Ekholm, il marito di Elena Jonsson, aveva espresso perplessità per questa scelta. Sì, sì, non c'è concordanza su questa gestione della frazione ballerina, diciamo. Sì, tanto qui vediamo il replay di Schemp, che non ho ben capito che tipo di problemi abbia incontrato in questo poligono, perché ci ha messo veramente una vita a coprire i bersagli. Questa è la classifica che per il momento dice abbastanza bene all'Italia, ma molto bene la Russia. Piccola pausa. Immagini in diretta ci fanno vedere, se non sbaglio, proprio l'Italia nella bufera di Oberhof. Sì, Dario, Scipuni sta continuando ad andare forte, l'atleta più veloce in pista però in questo momento è Simon Schemp, molto leggero, che quindi con condizioni come quelle odierne trova beneficio. L'Italia sta per essere ripresa appunto dalla Germania, sta andando forte anche Lowell Bailey per gli Stati Uniti, che è quinto, mentre Brodsven sugli sci in questo giro sta pagando dazio, perché ha perso 8 secondi in 800 metri dalla Russia, e sono tanti. Eh sì, volevo far notare invece il fatto che, non so esattamente per quali ragioni, ma al posto di Rupnik la Slovenia ha fatto debuttare in staffetta Simon Kossevar, e le cose non è che stiano andando proprio alla grande. Te lo spiego io, perché questi poverini sono disperati, hanno provato Dockel per una vita, che in genere spara bene a livello individuale nella staffetta, ma piano sugli sci e spesso e volentieri sbaglia. Rupnik ha delle percentuali discrete a terra, ma in piedi l'uno su nove di noi ne è quasi la normalità. A sto punto ne hanno preso uno giovane che non aveva fatto malissimo nelle gare interne e gli hanno dato questa possibilità. Solo che si trovano a navigare a oltre 2 minuti e 10, quasi 2:30. Ma sono davanti loro la Francia, ti domando? No, sono davanti loro. Fai te. Almeno dopo l'uscita dal poligono, adesso aspettiamo i prossimi rilevamenti, ma sono davanti ancora loro. Quindi Schemp due giri di Gé due giri di penalità. Sì. Da uno che sulla carta è tiratore non te lo aspetti. Sicuramente in questo momento Gé è un po' fuori range, direi. L'ha dimostrato anche nelle tappe di dicembre. Intanto Schemp si sta riportando addirittura su Brodsven. Impressionante davvero. Sì, una prestazione incredibile, ma anche nel secondo giro era andato forte guardando i tempi, e dietro non si vede Lowell Bailey, quindi De Lorenzi potrebbe difendere la quarta posizione al termine di questa frazione con buon margine su quelli che inseguono. C'è da dire una cosa, che gli americani hanno dato questa indicazione, praticamente gli uomini hanno sì potuto provare a girare in pista, ma su un anello che inizialmente non poteva essere più grande di 1,5 km. La pista davvero, quella su cui gareggiano adesso, proprio per i problemi che abbiamo già sottolineato, perché qui al massimo avevano affrontato, insomma, l'organizzazione di un anello da 2,5, l'hanno potuta provare praticamente un'ora prima di gareggiare. Questo è sicuramente un problema in più. Senza dubbio, in qualche modo la preparazione dei materiali non è stata semplicissima, anche se poi oggi si gareggia a skating, quindi alla fine è comunque più semplice. Certo che i russi, se vanno tutti come Šipulin, fanno paura, perché Šipulin a dicembre ha avuto alti e bassi, più bassi che alti. Qualcuno addirittura sosteneva che finisse fuori squadra, così non è stato, e questo debutto di inizio gennaio fa spavento. Non sempre le cose che gli allenatori russi si aspettano si verificano, però tanto che è successo? No, c'è stato un contatto tra questi due, tra Schemp molto più pimpante e Brodsven, che di fatto non va avanti neanche a spingerlo in questo momento. Bene per la Russia, che allunga ulteriormente. Sì, però dicevo appunto, Šipulin probabilmente può essere un caso che conferma, insomma, le aspettative dei tecnici, probabilmente gli hanno dato tempo per crescere. Certo che ci sono talmente tanti che premono
tra i giovani soprattutto, che è anche difficile mantenere le promesse da parte dei tecnici, sempre che poi sia facile capire chi decide in casa Russia. Sì, secondo me sono in grande difficoltà invece, perché già qui ne hanno portati 7. Uno non farà la sprint, e chi sarà? Malishko, esatto. Lapshin, punto di domanda. Poi non dimentichiamo che dovrebbe ritornare anche Maximov prima o poi, che sulla carta il posto ce l'aveva garantito fin da dicembre. Quindi sinceramente non so come gestiranno questa situazione, mentre il distacco di Germania e Norvegia di 35 secondi sta di fatto che i giovani stanno dando buone risposte, ed è questo il fatto interessante. Cambio anche per l'Italia a 48 secondi innesca De Lorenzi Marcus Windisch. Certo che guardate come si sta depositando la neve sul tracciato, sta diventando un vero e proprio incubo questa gara. Sì, De Lorenzi in questo ultimo giro ha perso 25 secondi giù di Liang, anche qualcosa di più, 27. Però hanno perso tantissimo anche per Özven, più di 20. Lo stesso Lowell Bailey ha perso una quindicina di secondi, atleta in forma. Schipulin ha fatto davvero la differenza, solo Champ l'ha tenuto. Adesso vediamo, perché la Norvegia ha Martin Eng in questa seconda frazione, c'è Garanichuf invece per la Russia, Simon Fourcade per la Francia, leggo nell'ordine della start list, però Simon Fourcade partirà con un distacco probabilmente di 3 minuti. Sì, credo qualcosa del genere, quindi Francia quasi fuori gioco, però con queste condizioni le posizioni si potrebbero anche ribaltare. L'Italia sicuramente si trova in una zona interessante della classifica. Certo, nazioni pericolose come l'Austria sono lì dietro, gli Stati Uniti su 4 frazioni secondo me non ci valgono. Ecco, attenzione alla Bielorussia che ha buoni tiratori, anche la Bulgaria che è 8ª, buoni tiratori, il discorso vale anche per gli ucraini. Insomma, le nazioni citate si giocano ancora il podio, quelli che sono più indietro devono recuperare veramente tanto. Invece una piccola annotazione così di servizio per la gara di domani, che intanto all'ultimo è uscito per il cambio, quasi disperato, qui stiamo guardando proprio la Bulgaria. Sì, il bulgaro, quindi Miroslav Kenanov, che è un ottimo tiratore, purtroppo sugli sci non va avanti. Dicevo 5 minuti di spostamento in avanti per l'orario di partenza della sprint femminile, quindi alle 18.30 e non alle 18.25 come era previsto in origine per la gara di domani. Birbacher non recupera su Garanichuv, si trascina Eng, che a questi livelli sinceramente non dà ancora garanzie. Subito dietro abbiamo l'italiano, che è il più anziano dei fratelli Windisch, Marcus, che a Oberhof lo scorso anno fece bene. Eccolo qua, perde qualcosa, circa 4 secondi rispetto alla testa. Adesso passa anche Häkkinen, il secondo frazionista americano. Sì, Häkkinen che è un po' miracolato, perché non doveva far parte della squadra statunitense, poi è andato bene in Ibu Cup nelle gare di Östersund, e da lì in avanti c'è stata una scalata, perché ha sparato come mai in carriera nel mese di dicembre, conquistando punti di Coppa del Mondo pesanti e addirittura facendo meglio di Burke, mi sentirei di dire. Non abbiamo parlato dell'Austria, Massimiliano, che comunque qui ha vinto nel 2009, squadra argento alle Olimpiadi, ecco la squadra tipo, cosa dici, può giocarsi la chance di andare sul podio? Ma guarda, li abbiamo citati prima perché sono comunque ancora in buona posizione, hanno un distacco attorno al minuto. Ho l'impressione che sugli sci siano lontani dalla condizione ottimale. Mesutic ad esempio ha sparato come mai in carriera a dicembre, però alla fine non ha ottenuto risultati strabilianti proprio perché gli mancava un po' di passo sugli sci. Una crescita ce l'attendiamo. Nel frattempo si stanno difendendo bene al poligono, anche oggi solo 2 ricariche nella prima frazione, se la possono giocare comodamente per il podio. Oggi mi fa paura la Germania, perché mi sembrano tutti molto motivati, anche dalle dichiarazioni dei giorni scorsi. Comunque è davvero, insomma, impressionante la situazione fuori dal poligono per quanto riguarda il vento. Qui sono ben intavardati i due allenatori tedeschi. La situazione sembra, almeno per il momento, garantire, insomma, prestazioni accettabili, a parte Francia che ha girato 2 volte, ha commesso davvero il maggior numero di errori finora. Sì, 3 minuti e 05 il distacco di Vincent Gé alla fine della sua frazione, è francamente tantissimo. Francia al momento 18esima, addirittura dietro al Giappone e alla Finlandia. Intanto Garanichuv mi sembra avere un passo interessante, questo è un atleta che nella passata stagione in Ibu Cup ha fatto la differenza.
Coppa del Mondo, direi bene al debutto, e dobbiamo tornare ad Anterselva dell'anno scorso. Quest'anno così e così, bene l'individuale di Ostersund, poi si è un po' perso, è finito in IBK, adesso tornando in Coppa del Mondo, ma il suo contesto naturale è chiaramente questo, altro esponente della leva 1988. E comunque in effetti non stanno messi poi male, nonostante le grandi assenze, Cerezov che insomma dovrebbe presto riprendere ad allenare, e Chudov, oltre a anche Maximov, che come hai detto insomma prima o poi, risolti i problemi alla schiena, dovrebbe tornare. Sì, nel frattempo hanno guadagnato qualcosa, sia Birbacher che Martin Eng hanno tirato giù 7 secondi nel giro di 1,2 km, mentre il distacco di Vindic rimane il medesimo degli 800 metri, quindi sugli sci si sta difendendo a più o meno il passo del russo. Stanno tornando sotto gli americani con Jay Häkkinen e anche l'Austrian con Mesotis. Sì, ormai hanno preso Markus Vindic, non solo il primo poligono, soprattutto il secondo sarà molto importante, ma però mi chiedo, Massimiliano, va bene l'Asperger, l'abbiamo raccontata la vicenda, ma in una giornata come questa, insomma, le sue gambe servivano forse? Sì, poteva fare davvero la differenza su neve come questa, supportato da giusti materiali, però effettivamente ha preferito risparmiare energia anche in vista della sprint, perché insomma un Berger in forma in una sprint di Oberhof tenderesti a non escluderlo dal pronostico per la vittoria. Comunque Svensson per una volta è stato tra virgolette carino, perché ha detto ma sì, insomma lasciamo che ritrovi fiducia nel contesto di Oberhof, nelle gare che ci sono individuali nel fine settimana, io poi penso che l'Asperger possa ancora giocarsi il posto in staffetta, ha detto in sostanza. Ma sì, l'unica staffetta che conta davvero è quella di Ruppolding. Tracciato forse un po' ostico per Berger, anche se i risultati non è che gli diano torto completamente. Certo, non è proprio il tracciato più duro di questo circuito, anche il poligono non è così impegnativo, e questo potrebbe comunque essere un vantaggio per Berger. Io tenderei a metterlo nella staffetta dei campionati mondiali, poi insomma si vedrà, perché manca ancora molto. Sono curioso di vedere Garanichuk, che sicuramente negli ultimi 500-600 metri ha cercato di amministrare. Comunque per quel discorso del fatto di amministrare il vantaggio, sembra che la gara i russi in questo momento non solo l'abbiano indovinata, ma ne fossero consapevoli, anche perché finora è così. Hanno detto guadagniamo con Shipulin, vediamo se riusciamo a gestire il vantaggio con gli altri, Ustigov dovrebbe essere insomma una certezza da questo punto di vista, e poi Volkov che ha il sangue freddo magari in quarta frazione ci chiude i conti. Il primo si è chiuso al pelo, il secondo lo sbaglia, due volte al limite, anche il terzo, quarto meglio. Non è quinto male, sulla linea del quarto. Una cosa mi ha impressionato in precedenza, la neve fresca che c'era prima che Granichov si sdraiasse. Praticamente sono condizioni veramente improponibili per questi atleti, che oggi faticheranno oltremodo. Però per fortuna non c'è grande vento al poligono. Sì, o quantomeno un vento che riescono a gestire. Adesso si è alzato un po' di più. Ieri c'erano forse più raffiche, intanto errore per Martin Eng. Birbacher invece impressionante, sì. Molto rapido, si riporta in scia Garanichov e in questo giro potrebbe andarlo a prendere. Che Eng non potesse dare garanzie, in qualche modo l'avevamo ipotizzato. Non è il debutto, ma quasi. È cambiata completamente la direzione del vento e soprattutto sì, l'intensità. Adesso seguiamo Vindic. Sfortunato. Nelle staffette stagionali ha sparato bene finora, 10 su 11 a terra, speriamo che si riconfermi su quei numeri. Ha dovuto però aspettare perché il vento è completamente girato, dall'altra parte. Ha fatto bene. Infatti non ci capisce più niente Martin Eng. Ma non è il solo, anche Mesotis in difficoltà, e lo stesso Häkkinen sta facendo fatica. Bravo Vindic, molto intelligente. Sì, perché questo è un momento di poligono ad eliminazione. E ha sbagliato gente come Mesotis e Häkkinen, che avevano percentuali notevoli nelle gare di dicembre. Stati Uniti in odore di giro di penalità. Bufera, adesso arriva veramente un fortissimo vento. Vindic ha pescato il jolly, perché questi bersagli non li coprono, per cui guadagnerà tantissimo l'Italia. Gira l'Austria due volte, sì. La Norvegia una, gli Stati Uniti con le spalle al muro, ma non riescono a colpire, perché già ieri dicevano che il vento potesse superare i 20 km orari ed è così. Sì, anche Derrick Zemlya è un po' in difficoltà e adesso perderanno tutti il terreno. L'Italia può guadagnare un minutino sulla quarta posizione. E anche Häkkinen si fa un giro di penalità. Derrick Zemlya ne può uscire fuori in qualche modo.
Ancora due ricariche per un bersaglio. Il cieco chi è? È Sokup. Uno che stava facendo bene in questa stagione. Si salva di Zemia, ma rispetto a Vindish, secondo me porta a casa un minutino. Heng, 45 secondi da Vindish. Beh, per l'Italia si è messa oltremodo queste bene. Queste immagini ricordano molto quelle dello scorso anno, eh? Sì, decisamente, decisamente. Mi ricordo un poligono di un tedesco con tanti errori. Forse era Christoph Stefan. Sì, sì, 30 km orari, eh? Povero Sokup, un giro anche per lui. E gli è andato ancora bene per come aveva iniziato. Tanto lo svedese puntuale, Björn Ferry. Beh, insomma, non uno qualunque, anche lui, come abbiamo detto, è stato insieme alla Ekholm vittima di quell'incidente stradale. Sì, lui doppio incidente, perché ce n'è stato anche uno di caccia, che è del clamoroso. Quello a del te Fagiano. Racconto, perché a me viene da ridere. Quello del Fagiano è andato a caccia. Insomma, uno che conosce bene la carabina calibro 22 del biathlon, è vero, è diverso il fucile da caccia, però non puoi non calcolare il rinculo che ti arriva poi nell'occhio dritto il fucile. Sì, le comiche. Intanto segnaliamo Simon Fourcade in grande spolvero, credo sia l'atleta più veloce in pista in questo momento. La Francia ha recuperato tantissime posizioni. Davvero bravo Marcus Vindish, perché ha fatto appena in tempo a venire via, bastava una ricarica, due sarebbe stato addirittura veramente un dramma, invece ha usato bene il caricatore senza errori, è scappato via prima della forte folata. Eh sì, la sorte gli ha detto benissimo, perché da quando si è rialzato in avanti è arrivata una bufera di vento e l'Italia ne ha tratto oltremodo beneficio. La posizione è molto interessante, si può addirittura amministrare a questo punto. Italia che è la migliore al poligono dopo la Svezia, finora immacolata. Di nuovo in diretta Bierbacher, adesso al controllo dei 4,5 km, dove è già passato Garanichov. Eh sì, Bierbacher ha perso tantissimo, aveva 16 secondi di distacco dopo il poligono, adesso direi che siamo ben oltre i 25 e Garanichov ha inserito le marce alte. Però il russo mi pare guadagnare tantissimo nella prima parte del tracciato, mentre poi nel tratto che porta al poligono tende a non guadagnare più o a perdere. Comunque c'erano 16 secondi di differenza dopo il poligono, adesso ce ne sono ben 27. Può essere anche una strategia proprio per rischiare meno al poligono, forse. Potrebbe essere una strategia. Certo che Bierbacher è stato impressionante a terra e riduce da una vittoria entusiasmante in quel di Hochfilzen. Sicuramente è stato il tedesco più brillante in questo inizio di stagione insieme a Schemp. Però anche il giovane Graf mi sembra progredito, diciamo che il ricambio generazionale in casa Germania è iniziato e credo che terminerà anche presto, nel senso che non darei per scontato che Greis partecipi alla staffetta mondiale di Ruppolding. Sì, comunque è soprattutto garantito il ricambio generazionale, certo, però Pfeiffer deve darsi una svegliata. Sì, Pfeiffer finora decisamente sotto le attese, però in genere è atleta che tende a crescere da gennaio in avanti, quindi non mi stupirei di vederlo davanti in questa fase della stagione. Marcus Vindish ha perso 21 secondi dopo il poligono, però dovrebbe averne una quarantina di margine sul norvegese che segue, Martin Heng. E poi sarà importante, chiaramente, se le situazioni al poligono lo permetteranno, riuscire a ripetere la prestazione a terra, perché davvero conta più quello. Si sa che è dura questo percorso, soprattutto con questa continua variazione. Ricordiamo che fino a ieri, cioè, non era un panorama invernale quello di Oberhof. No, era quasi in dubbio la tappa e abbiamo detto tutto. Adesso sono cambiate un po' di cose. Se ne rimarrà uno nero oppure saranno tutti bianchi i bersagli del poligono di Garanichov, a differenza della bandiera customizzata russa. Sì, peraltro quella bandiera lì secondo me porta una fortuna tremenda, io tenderei a non esibirla. Adesso vediamo come risponde Garanichov, l'esperienza non è sicuramente della sua, però questo è un ragazzo che ha talento, ancora non espresso nel contesto di Coppa del Mondo. Ecco, forse la nevicata si è leggermente attenuata. Sì, sì. Sembra proprio di sì, perché prima le immagini proprio erano eloquenti, non si vedeva molto della sagoma dell'atleta, adesso un po' meglio. Esattamente, e soprattutto quando è arrivato al poligono nel primo giro c'era un mare di neve fresca. Adesso, insomma, il tracciato è più navigato, se vogliamo. Il problema potrebbe essere l'umidità, che può dar fastidio al mirino. Beh, tre finora abbastanza precisi, quarto alto e quinto quasi mush. L'ho voluto fare in apnea,
il quarto. Però su 4 su 5 ci metti anche una firma, Questo è assolutamente fuori controllo. È come però prima, Birbacher deve ancora iniziare a sparare. Aia. Se lo copre il russo ne ha vantaggio e invece non è così. Di nuovo si alza una folata. Però attenzione, ne ha colpiti 4 il russo. Potrebbero essere un vantaggio quei bersagli coperti. E Birbacher deve ancora iniziare a sparare. Si alza ancora il vento che gira. Beh, pazzesca situazione. Beh, io sono reduce dalla tournée dove ne ho viste di tutti i colori e forse di più. Qui direi che l'etmotiv è lo stesso, si salva Garanichev. E oserei dire che questo poligono sarà favorevole e di gran lunga alla Russia. La differenza l'ha fatta sui primi 4, perché non c'era tantissimo vento e comunque è riuscito a trovare un 4 su 5 notevole. Poi sull'ultimo si è arrangiato, ma Birbacher ha più problemi di lui. Sì, perché deve fare la Zaitseva Birbacher. Zaitseva ieri è stata costretta a usare tutte le ricariche e non ha girato. Sì, quindi il classico 0 più 3, 0 più 3, quando utilizzi tutte le ricariche nella staffetta. Adesso tocca a Vindic, che mi sembra molto sornione. Non è stato rapidissimo nel mettersi in posizione, però in genere lui è preciso. Birbacher riparte nonostante fosse con le spalle al muro, evitando il giro di penalità. Buono Marcus. Ottimo, ottimo. 4 su 5 ci metti la firma con queste condizioni. Dai, prendi comunque anche questo. Bravo. Sì, direi che tra i primi tre è stato di gran lunga il migliore. L'Italia si è presentata al poligono con 1 minuto e 15 di distacco. Vento! Esatto, ne uscirà con 1 minuto forse, e per gli altri le storie sono tesissime. È anche disperato, poverino. Infatti volevo dire auguri. Anche perché questo è al debutto in staffetta. Vedi l'umidità? Sì. Poverino, al debutto in staffetta si trova in condizioni impossibili. Mamma mia. Piegate le vele. Vabbè, qui c'è poco da fare. Azzarda. L'unico che può azzardare è l'ucraino, ma sbaglia il secondo. Anche il bielorusso Babcin ci ha provato. Ne ha rilasciati 4 rapidi, ne ha presi 0. Insomma, grande scuola quella di Deritzemlia. Sì, ma stiamo comunque parlando di un 3 su 5, il che è tutto dire. È arrivato Simon Fourcade. Vediamo se li porta a scuola tutti, e da ventesimo che ero giù di lì si ritrova a ridosso dei primi 4. Tanto se l'è cavata Mesotic senza penalità, apre male Simon Fourcade. Vantaggio dell'Italia sul quarto sopra il minuto. Sì. 3 giri per il bielorusso alla fine. Comunque qui Berger o non Berger, la Norvegia quando ci sono condizioni così non possono che rimpiangere Bo e Bjørndalen. Sì, tende a perdersi la Norvegia con condizioni di questo tipo, che in passato abbiamo visto gare analoghe per loro. Alla fine Eng ne esce fuori senza giro di penalità. Ecco, facendo due conti, il miglior tempo di frazione qui lo può fare Garanichev. Dopo Shipulin, 2 su 2 per la Russia. Situazione davvero apertissima, comunque tolta la Russia, perché la Germania si è difesa con Birbacher. L'Italia a questo punto è davvero, insomma, la più precisa conferma di quello che sta accadendo insieme alla Svezia. Eh sì, stavo guardando un po' la situazione per il miglior tempo di frazione. In questo momento Garanichev va a un vantaggio di 5 secondi rispetto a Birbacher, e praticamente il distacco di Vindic è lo stesso dopo due poligoni. Poi chiaramente potrebbe pagare sugli sci nell'ultimo giro. Adesso speriamo che Dominic Vindic non si faccia prendere dall'ansia. Tornati in diretta con la Russia, che ricordiamo in testa praticamente fin da subito, fin dal primo poligono, e sta mantenendo questo vantaggio. Evidentemente davvero avevano le idee chiare. Sì, sono condizioni che bene o male hanno sempre detto bene ai russi. Garanichev di suo sta andando molto forte. Come tempo in questa frazione Simon Fourcade. Poi per tutti gli altri il dazio è pesante, tranne che per Germania e Italia, che in qualche modo si sono difese. Beh, Francia è settima, Sì, è grandissimo, grandissimo in questa frazione Simon Fourcade. Vedete, l'umidità appanna la telecamera, in effetti si è interrotta la super nevicata. Questo cambia anche un po' le condizioni della neve. Vediamo il tempo di Marcus Vindic, che aveva un minutino di distacco, 5 km e 8.
direi che forse ha perso ancora qualche cosa, però mantiene un minuto di margine su Mesutic, va bene così per l'Italia. Sì, sì, si sta difendendo abbastanza bene in quest'ultimo giro, direi insomma sulla falsa riga del secondo giro. Gli italiani che hanno usato una ricarica ciascuno e sempre in piedi, quindi una buona prestazione al poligono. Sì, diciamo che avevo dimenticato la Svezia, che sta disputando una buona frazione con un 10 su 11 per Biorferri. Svezia al momento quinta, però a parte la Svezia l'Italia è il paese che sta sparando meglio in questo momento. Eh sì, lo dicevamo, appunto sono i due più precisi e nettamente, perché gli altri hanno sbagliato di più. La Slovenia non ha sbagliato un granché, però insomma ha un distacco decisamente pesante. Sì. Però Dario, per quel miglior tempo di frazione, Fourcade, Biorferri e Garanichev, con il francese che ha margine. E adesso qua la Russia può guadagnare ancora, perché Ustigov fa veramente paura. Ricordiamo, per la Germania adesso si prepara Florian Graf, Italia con Dominik Vindice, e sui due, insomma, Ustigov può guadagnare almeno tra i 30 secondi e il minuto, rispettivamente. Ma sai, non lo so, questa è una frazione che sulla carta dice bene la Russia, però Graf è uomo da grandi imprese, quindi chissà, potrebbe in qualche modo inventarsi qualcosa di interessante. Però è chiaro, per la vittoria è difficile che si possano inserire altre nazioni in questo momento, e Garanichev ha guadagnato su Birbacher nel finale, chiude con 50 secondi di margine o giù di lì. Insomma, gli altri sono più staccati, vediamo se poi il tempo pazzo di Oberhof cambia ancora, perché se adesso si stabilizza, insomma i russi che la buttano sul tiro possono stare abbastanza tranquilli. Sì, questo è vero, intanto chiude Markus Vindic, che il suo in qualche modo l'ha fatto, al poligono è stato molto puntuale come in tutte le staffette di questa stagione. Sugli sci siamo ancora lontani dalla condizione migliore, però ci sarà tempo e modo di migliorare. Beh, tutto sommato Krisdin ha cambiato con 48 e mezzo di ritardo, lui ha 1 e 19, insomma ha contenuto. Vediamo con quanto chiude Biorferri, che al poligono ha sparato alla grande, recuperando qualcosina anche su Garanichev. E adesso si prepara Lindstrom. Lindstrom finora un po' un incompiuto, ci si aspettava un'esplosione di questo giovane svedese, esplosione che non è ancora arrivata, ma in genere gli uomini svedesi tendono a non essere troppo precoci, quindi forse il tempo di Lindstrom è ancora lontano dall'arrivare. Poi c'è anche l'Austria che fa un po' fatica con Mesutic a dare il cambio. Sì, è stato scavalcato da Biorferri Mesutic. Sì. E Ferri va per il miglior tempo provvisorio prima che chiuda la frazione Simon Fourcade. Sì, miglior tempo per Ferri con 12 secondi di margine su Garanichev. Io penso che Ferri insomma farà un salto di qualità in questo mese di gennaio. Se spara bene ci può provare. Sugli sci non abbiamo ancora visto il miglior Ferri. Cambia anche l'Ucraina, come detto non c'è Siednev ma c'è Artem prima. E poi chiude Simon Fourcade, nettamente il migliore di questa frazione. Quindi primo tempo Francia, secondo tempo Svezia, terzo tempo Russia, poi Germania e c'è più che dignitoso, sul livello di De Laurenti direi. No, buone indicazioni qua, però il vento si alza di nuovo e quindi al poligono può succedere davvero di tutto. Norvegia deludente chiaramente, decima posizione a quasi 3 minuti. Non è ancora tempo dei giovani forse per la Norvegia. Lo sloveno fa segnare il secondo tempo, però stiamo parlando di Fak, che per 5 secondi non batte Simon Fourcade. Considerata la posizione al primo cambio proprio di Slovenia e Francia, Fak e Simon Fourcade hanno fatto un miracolo. Senza dubbio, adesso la Slovenia si trova undicesima, ma credo fosse addirittura ultima o giù di lì. Sì. E adesso sono curioso di vedere la condizione di Yevgeny Ustigov. Insomma è meno complicato senza quella bufera, c'è sempre un po' di vento, però mi sembra che le condizioni siano migliorate. Sì, intanto dopo 800 metri di questa frazione la Germania mantiene praticamente lo stesso distacco dalla Russia, ha perso un secondo, mentre Dominik Vindic
secondi rispetto a Evgeny Ustigo. Ma probabilmente i tecnici avranno anche detto a Dominic di non forzare troppo nel primo giro. Mi auguro che sia così, anche perché l'Italia ha un vantaggio di 55 secondi sulla Svezia quarta, vantaggio che si può provare ad amministrare, soprattutto se Hofer torna all'Hofer dell'anno scorso in ultima frazione. Hofer che è stato abbastanza impegnato dopo Natale, con due gare in due giorni, due kermesse ovviamente, Gelsenkirchen e Garmisch, con due compagni di squadra diverse, Ponza e Wierer. Insomma, chiaramente è molto ricercato anche in Germania, gli sponsor, quant'altro. È un atleta che ha una sua visibilità decisamente maggiore in Germania, anche se peraltro in Italia, insomma, il pubblico c'è, cresce, è entusiasta, e Hofer insomma, ha contribuito a creare questo entusiasmo. Sì, però la stampa tedesca ha sottolineato questo fatto, e cioè che Hofer aveva partecipato prima alla kermesse di Gelsenkirchen e poi a quella di Garmisch. Nessun tedesco si è sobbarcato un carico del genere. Non so quanto lo possa aiutare in termini magari di preparazione, però questo ce lo dirà il tracciato di oggi e il risultato di Ern. Sì, infatti qualche dubbio c'è da questo punto di vista, però può darci le risposte, quelle giuste, quelle belle, quelle convincenti, con le prestazioni che lo aspettiamo, insomma, perché le prime tre tappe sono andate così. Intanto Florian Graff ha lo stesso passo di Evgeny Ustigov, il distacco dopo 2 chilometri è il medesimo di quando hanno preso il testimone. Aspettiamo che transiti Dominic Windisch, che in genere a terra in qualche modo si salva, in piedi ha qualche problema in più. Ecco, sugli sci ha un passo migliore rispetto a quello del fratello. In contumacia Ustigov, se Graf riesce a cambiare con un distacco non tanto superiore ai 30 secondi, beh, la Germania se la può godere l'ultima frazione. Ma sai, se la Germania trovasse il miglior Pfeiffer, io non sarei tranquillo se fossi nei panni dei russi. No, infatti, anche perché sarà non magari il migliore, ma quasi Pfeiffer. Credo di sì. Intanto Windisch ha perso 11 secondi da Ustigov e Graf nei primi 2 chilometri. Adesso vediamo il margine sullo svedese, che dovrebbe essere Lindström. Tra l'altro in Germania noi ne è stata anche fortunata, perché si è parlato molto sui quotidiani della sua debacle, però c'è stato un colpo di mercato con Marco Reus, che è passato al Borussia Dortmund dall'inizio della prossima stagione, però, e quindi direi che le attenzioni sono state tutte per questo trasferimento. Reus seguito anche da club italiani, perché è un giocatore molto interessante. Siamo al poligono di nuovo, ci sono dei doppiati, è da solo presto, il russo. È un po' presto per i doppiati, perché siamo ancora... Però la Gran Bretagna se ne deve fare una ragione. Comunque anche le squadre minori devono capire che in prima frazione va schierato il big, se no con questo nuovo regolamento e soprattutto l'incidenza delle staffette nella classifica per nazioni ti vai a tagliare le gambe. Fortunato sul primo Ustigov. Poi si è ripreso, è andato di Musch su secondo e terzo, quindi bello. Al centro anche il quarto. Bene. Aiuto. Ma insomma, guarda, si è alzato il vento quando c'è stato il 5 su 5. Però quando uno trova un poligono così, è giusto che la sorte gli possa dare una mano. Adesso sarà dura per Graf, che spesso e volentieri sbaglia più a terra che in piedi. Poi ricordiamo i pasticci non tanto lontani proprio dei russi, è che in questo momento soprattutto al femminile hanno fatto dei calcoli per dire che Zaitseva è a podio da 7 gare, comprese le staffette. Insomma, hanno una tale voglia di riscatto, in particolare nelle staffette, i russi, che insomma, guarda il vento. Io sulle statistiche sì. È proprio il popolo russo. Deve aspettare. No, invece sbaglia perché... attenzione, perché Graf ha problemi in stagione, tanto per darti un'idea, siamo sotto il 75%. E qua è rispettata quella percentuale. Decisamente, forse peggio, perché qui siamo 1 su 4. A monte. Bene. Sembra andare a monte la strategia tedesca, perché a questo punto la Russia ne guadagna tanti. Intanto c'è già un giro di penalità. Sì, ma poi magari questo ti trova il 5 su 5 in piedi, però a terra finora è davvero troppo incostante. Sfrutta la situazione del poligono, Dominic.
Vediamo, adesso il vento è sceso. Sempre male però. Beh, è stato bravo a cavarsela con un solo giro di penalità, ha usato bene le ricariche. Bravo Dominic, dai anche l'ultimo. Bravo. Sì, buon poligono. Comunque a terra Dominic Windisch sta trovando più solidità rispetto al passato, questo è positivo. È che c'è vento adesso, Non è facile gestire questa ricarica. Bravo. Siamo secondi. Sì, adesso se si alza il vento diventa dura per Svezia e Austria. L'austriaco chi è? L'Undertinger? Sì. Se lo conosco bene forzerà da matti per recuperare. Comunque Graf in scia a Windisch potrebbe dargli una mano in questo secondo giro. Certo che ha fatto veramente il vuoto la Russia, Sì, gara di altro livello finora. Sia sugli sci che al poligono. Bene Lindström. Ma bene anche l'Undertinger che ha forzato. Senza ricariche Lindström, apre male invece Artem prima. E quindi la Svezia si avvicina all'Italia. Attenzione al vento che adesso sale di nuovo. Da sinistra a destra arriva sempre più forte. Anche Boeuf bene in questo poligono. Però il distacco di Francia e Austria dovrebbe essere attorno al minuto dall'Italia, quindi un distacco ancora di sicurezza. Certo, per Dominic la sessione a rischio è proprio quella in piedi. Deve sperare che le condizioni del vento siano stabili. Beh, bravissimo Moravec, senza sì. Ricariche, disastro Artem prima. Moravec è un altro di quelli che non puoi mai immaginare che tipo di prestazione possa trovare. Finora è un incompiuto, però da giovane era molto interessante. Non era considerato così lontano da Schlesinger, poi i risultati hanno detto qualcosa di diverso. Ma insomma, Norvegia che invece è già sicura a questo punto di un altro giro di penalità con l'Abelund. Però vedi che lentamente, eccezione fatta per la Norvegia, tutte le nazioni di vertice si trovano davanti. Vedi, Repubblica Ceca, Austria, Francia, Svezia. Alla fine tutto si sistema. Sembra proprio un po' maledetto questo appuntamento della staffetta per i norvegesi a Oberhof. Sì, è vero. Anche le donne qui non vincono da tantissimo tempo. Forse l'ultimo successo femminile è stato quello dei mondiali trionfali di Oberhof con le Grete Poiret che era ingiocabile per le altre. Adesso davvero belle le immagini che ci mostra la regia, al di là della classifica che è bella uguale per l'Italia. Piccola pausa. Essere insomma la rivale più importante insieme alla Germania per il tentativo di podio dell'Italia in questo momento, ma la Svezia ieri al femminile era nella stessa situazione di poligono. Gianni Jonsson è stata tutta un'altra. Erano con una sola ricarica. Prime due frazioni e mezzo, diciamo. Sì, avevano tre minuti di distacco, qualcosa del genere. Intanto Graf si sta riportando in scia a Dominic Windisch, che aveva recuperato qualcosa sul tedesco dopo il poligono, poi lentamente Florian Graf ha... L'Italia deve difendere un... Svezia, Francia, Ceca, non è lontanissimo, minuto e venti. E a Schlesinger a chiudere, Schlesinger... Sì, fa male. Può fare uno dei migliori team. Anthony Martin Fourcade. Sì, infatti. E sono curioso di vedere anche questa sfida, perché Svensson è un po' il deluso di dicembre. Martin Fourcade è partito fortissimo. E alla fine impressionato, volente o nolente, è stato... Immagine... di NRK, la TV norvegese, che quando ci sono i grandi eventi sportivi di quello che succede in Italia, cioè invita le stelle degli sport invernali per rendere più appassionante o interessante seguire certi sport. Nel ciclismo non ne hanno tanto bisogno, francamente. Quello, se non sbaglio era il Tour de France, dove tappe a bordo di una miraglia, ma la cosa che mi ha colpito è vedere, c'è il filmato su YouTube, a in sostanza vedere chi riusciva prima, anzi in un dato lasso di tempo a fare più metri, più chilometri. Era impressionante vedere come i due non
proprio hanno dato tutto, quasi facendo scoppiare il cuore, e alla fine ha vinto Svensson. Svensson è veramente cattivo, dal punto di vista agonistico. Sì, intanto ti sottolineo che qualcosina sta guadagnando la Svezia sull'Italia, ma si tratta di briciole. Ustugov è 2 su 4, è una piccola crepa qua, però il vantaggio è talmente enorme che è in difficoltà, però aia, questo è il vecchio Ustigov, e soprattutto se perdesse troppo tempo con le ricariche, però è chiaro che chi insegue deve trovare il 5 su 5 rapido. Beh, tanto è un giro e ha fatto è un giro ma senza regalo. Questo l'ha preso perché era abbastanza arrabbiato, mettiamola così. Il primo poligono lo perde in questo secondo, credo anche con gli interessi. Doppio giro. Ma rimane davanti, credo. Certo che per Volkov si va dura, soprattutto in piedi. Beh, gli hanno apparecchiato la tavola, adesso sta lui divertirsi a mangiare i 5 bersagli. E si vede anche Lindström che è in rimonta. Con la Svezia al momento in quarta posizione, non dimentichiamo che neanche la Francia è staccatissima, è gara che in qualche modo si riapre, la Russia ce l'ha sempre in mano, però diventa tutto più complicato. Adesso Dominic, dimenticati del contesto, dimenticati che sei a... e dimenticati che quello davanti ne ha sbagliati a più non posso, uno alla volta. È difficile per gente che ha vinto tutto in carriera, e ogni riferimento è puramente voluto a quanto durati per un ragazzo. Dai, con calma, il vento sembra insomma concedere una piccola finestra. Sì, condizioni ottimali in questo momento, incredibilmente. Bravo, va bene, dai, uno ci sta, prendilo questo, prendilo. Bravo, vabbè, ci metti la firma sempre per il 4 su 5 di Dominic Windisch. E adesso fatti un regalo di Natale posticipato. Andiamo! Beh, è una prova di maturità che forse non mi aspettavo neanch'io, quindi davvero. Beh, Italia... solo due ricariche utilizzate da Dominic. Sì, sì. Oltre ogni aspettativa, Italia che avrà una quarantina di secondi scarsi di distacco. 34. Bene. Beh, Graf abbastanza bene. Sì, anche Lindström bene, ne è mancato uno, ma è stato abbastanza rapido nel rilasciare i colpi. E riparte anche la Svezia. Beh, avremo un'ultima frazione decisamente interessante, soprattutto se Böf si inventa un 5 su 5 veloce. Anche Böf sbaglia. Beh, meglio così per l'Italia. Io penso che vedremo un'ultima frazione paurosa da parte anche di Bergman, non soltanto dei due attesi, Svensson è troppo lontano, ma Martin Fourcade sicuramente. Sì, anche perché un minuto e 30 qui lo recuperi, ecco, sono stati sfortunatissimi sull'utilizzo delle ricariche, addirittura il cieco non ha ancora iniziato a sparare. Della velocità del vento, bravissimo Böf, comunque ancora una sola ricarica come a terra. Sì, anche l'Undertinger ne viene fuori, e rispetto all'Italia avranno un distacco di 1 minuto e 20, direi. E anche il cieco, poverino, con condizioni difficili, è riuscito a venirne fuori. Però guarda che roba. Un vento che ti dà fastidio. Ma pensa quando sei in quota. Sì, in effetti è addirittura peggio. Parlando di perché comunque il freddo non fa così freddo in questi giorni, nonostante insomma il vento sia molto forte, però davvero se si va in quota le condizioni sono pazzesche, perché poi c'è una grande differenza di temperatura. Adesso vediamo quanto può perdere in un giro a tutta, non è detto che perda. Però sarà abbastanza motivato Ustigov, tanto ci sono proprio neanche i pinacoli, la via, sì, esatto, sembrano quasi binari dell'alternato, hai detto bene. Comunque finora Dominic ha un tempo migliore rispetto a quello di Ustigov in frazione, chiaro, l'altro ha girato due volte. Sentite il rumore, il roboare del vento proprio. Adesso ha completamente smesso di nevicare.
Stavo facendo due conti per capire chi è l'uomo più veloce in pista. Probabilmente bisogna stare con col francese. No, con lo svedese, Lindstrom e poi Böf. Chi scegli come probabile MVP tra i due fratelli Vindic? Sicuramente Dominic. Sicuramente sì, Dominic. Perché comunque una prestazione di Marcus come quello di Erna tendi ad aspettartela. Quella di Dominic meno, in un contesto forse addirittura più difficile, con tanta pressione sulle spalle. E questi sono sicuramente dei riscontri importanti per lo staff tecnico. È stato corretto puntare su Dominic Vindic, nonostante qualche prestazione anche un po' così e così. È giovane, ha poca esperienza soprattutto, è giusto che se la possa fare. Poi insomma l'Italia ha 5 posti, un Dominic Vindic te lo puoi anche permettere. Speriamo che il prossimo a riuscire a fare questo salto di qualità sia Dutto, perché sì, sarebbe veramente importante anche per il nostro ricambio generazionale. Ma guarda, ci arriverà. Io ho un ricordo delle gare di Book Up di fine stagione passata, in cui Dutto aveva lo stesso passo di Florian Graf. Florian Graf è andato poi a gareggiare in Coppa del Mondo e ha ottenuto risultati di vertice a Dolmenkollen. Se tanto mi dà tanto, anche Dutto poteva essere su quel livello. Tanto qua fa paura Lindstrom. Sì, ma Lindstrom ha sempre un ultimo giro che fa male. Ha volato via Graf, scherzandolo. Beh, un bel ritmo quello di Dominic, eh? Sì, un buon ritmo. Adesso andiamo a vedere il distacco. Deve ancora transitare 7 km. Ha perso pochino rispetto a Ustugov. Ti direi 5-6 secondi. Giù di lì. Sì, erano 34 dopo il poligono, però erano poi diventati 35, si era difeso bene nella prima parte, chiaro adesso è quella più dura, Ustigov ha inserito le marce, quelle più importanti. Anche Lindstrom direi. Eh sì. Impressionante, è l'uomo più veloce in pista, guadagna anche su Ustigov, seppur poco, un decimo. Le gambe sono un po' dure per Florian Graf. Graf che ha tanti giri di penalità nelle gambe. Sì, perché poi quando li patisci all'inizio, al primo poligono, è dura, eh? Senza dubbio. Comunque questa è una gara ancora lunga. Può succedere di tutto nell'ultima frazione. E anche Austria e Francia non sono ancora fuori dai giochi. Perché un Martin Fourcade 1 minuto e 30 te lo recupera in una frazione. Questo è davvero il bello del biathlon, perché ogni gara pensi che possa essere uguale alle altre, invece è sempre diversa. Sì, questa senz'altro. Tanto vediamo il distacco di Austria e Francia. Hanno perso terreno perché sono attorno al minuto 50. Avevano 1,42 la Francia e 1,48 l'Austria. Tanto cambia la Russia, che con Volkov adesso ha un po' di pressione in più, perché il vantaggio c'è, è abbastanza consistente, però non si può più scherzare. Sì, è anche vero che Volkov è un atleta che ha grande solidità al tiro e quella gli potrebbe dare una mano. Però se ti arriva la folata? Lì sei stato sfortunato e ti devi rammaricare con la sorte. Con quanto chiude di distacco Dominic Vindic? 40 secondi? Ha tenuto nel finale, bravo. Eccolo qua. 45 direi. Meno. Sì, ha perso una decina di secondi in questo giro rispetto a Ustugov. Bravissimo. Dai Lucas. Come tempo complessivo ha fatto meglio di 35 secondi. Vediamo che insomma il podio c'è stato da Anterselva, ma ottenerlo anche in un contesto così insomma non sarebbe male. Vale tanto un podio staffetta Doberov, ci mancherebbe. E adesso se Bergman è quello di alcune gare di dicembre è un pessimo cliente, però comunque deve recuperare 20 secondi abbondanti su Hofer, mentre Graf non ne ha veramente più. Sì, è al gancio, mamma mia. E in questo giro ha perso un'eternità, quasi 40 secondi. Parte Pfeiffer, il distacco è molto importante sulla Russia, chiaramente per il podio è tutto da giocare. Sì, arrivano anche Landertinger e Böf, partiranno Schumann e Martin Fourcade. Sono curioso di vedere se Schumann rimarrà con Martin Fourcade, che in genere è atleta che tende a partire molto molto forte. Però il distacco dall'Italia di questi paesi è un distacco enorme, più di un minuto. E uno come Lucas Hofer insomma lo può difendere, soprattutto su Mesotic, su Pfeiffer. Certo, Martin Fourcade può fare quello che vuole.
Beh sì, ti aspetti che Martin Fourcade possa guadagnare, però Luca Soffer in condizioni sugli sci non è così lontano dal francese, anzi se la potrebbe anche giocare. È chiaro che non sappiamo esattamente quale sia la condizione di Hofer, speriamo non sia quella di dicembre, ma qualcosa meglio. E comunque sarà interessante proprio questo contesto per capirlo, ci darà delle risposte Lucas, speriamo che siano quelle giuste, quelle belle. Sì, ma sono in tanti a dover dare delle risposte, Pfeiffer ne deve dare tante, ad esempio. Vero. E anche lui ha una posizione di partenza non eccezionale, ma comunque il podio l'ha portata. Eccoci con Lucas Hofer. Finora miglior tempo della terza frazione di Lindstrom, a seguire Boeuf e poi Inger, tanto per intenderci. Però non male, tanto mantiene lo stesso distacco praticamente Hofer, 43 secondi, ecco, non so come interpretare questo fatto però, perché Hofer sugli sci ha qualcosa in più rispetto a Volkov. Ma probabilmente lo scoglio della serie a terra è sempre un discorso molto importante psicologicamente, anche per liberarlo forse sugli sci nel secondo e nel terzo giro. Sì, questo è sicuramente vero. Intanto hanno cambiato solo in 7. Bergman non guadagna su Volkov, quindi vuol dire che Volkov sta andando forte. Pfeiffer guadagna. Sì, ha tirato giù diversi secondi ed è l'atleta più veloce in pista in questo momento. Non è solo io. Sono io col computer bloccato o non arriva nessuno? Arrivano gli Stati Uniti in questo momento a cambiare in 8ª posizione. Mentre, dicevo, non è davanti Fourcade, è davanti Schumann. E questo è abbastanza strano, però mi sembra in controllo Martin Fourcade. Ma non guadagnano comunque su Volkov, quindi Pfeiffer è partito molto più forte degli altri. Ma guarda, ti potrei anche dire che il terzo tempo di frazione di Dominic Bindisch è ormai ufficiale. Grandissima prestazione. E finora migliore degli italiani. E sono contento di averlo preso al Fantabiathlon. Sì, una scommessa che non so se pagherai i dividendi fino in fondo. Vabbè, però dai. Ci sta, dai, oggi ci sta. Voi che ascoltate non avete partecipato al Fantabiathlon, purtroppo non potete farlo adesso, ma insomma non dimenticate di farlo la prossima stagione. Intanto distacchi, Italia 43 secondi dalla Russia, Svezia 1 minuto e 06, Germania 1,19, Austria 1,55, Francia 1,56, Repubblica Ceca 2,29. Norvegia decima a 3. Sì, le prime 7 hanno grandissimo margine su chi insegue. Adesso vediamo se Hofer ha guadagnato qualcosa su Volkov, soprattutto nella parte dura del tracciato, come dovrebbe essere. Mi sembra bello pimpante. Ha guadagnato un'eternità. Mamma mia. Ha tirato giù sul tempo di Volkov 10. E fai anche 18 secondi in un amen. Ne aveva 43, adesso ne ha 25. E mi riferivo all'inizio insomma, ma della frazione finale, però sì, rispetto a quanto era in precedenza, incredibile, bravo Hofer. E aveva 43 secondi, adesso ne ha 25. Sta guadagnando qualcosa anche lo svedese, che si porta attorno ai 55, e Pfeiffer che continua con il suo passo notevole. Beh, sai, Volkov è uno che tende a fare la differenza con la velocità di esecuzione al tiro, non tanto con le prestazioni sugli sci, quindi qualcosa può concedere nel primo giro. Poi è chiaro, se sbaglia a terra si riapre tutto. Quello che si può dire è che sia Hofer che Bergman guadagnano quanto Pfeiffer in quest'ultimo tratto, quindi vuol dire che insomma hanno cambiato qualcosa anche loro. Sì, non c'è dubbio. Adesso vediamo il distacco del tandem Schumann Fourcade. Schumann anche abbastanza scocciato dalla situazione, si è girato in malo modo per capire che cosa stesse facendo Fourcade. I cambi non ne arrivano. Secondo me sta giocando un po', sta facendo un gioco tattico. Probabile, agli 800 metri avevano un distacco di 1 minuto e 55. E adesso siamo 1,48. Beh, hanno guadagnato molto di più quelli davanti, in particolare Lucas Hofer, che ha avuto 8 metri e 2 km, è stato l'atleta di gran lunga più veloce in pista in quel chilometro e 200 metri. Mi viene da dire però una cosa, con tutta l'ammirazione possibile per Martin Fourcade, intanto si fermano i doppiati.
Mi sembra strano questo suo atteggiamento nel primo giro, dopo che Gé aveva fatto crollare le quotazioni della Francia in questa staffetta subito, e il fratello ha fatto un miracolo pazzesco. Boeuf lo ha abbastanza idem imitato, sì. E adesso è lì un po' a guardarsi in giro Martin Fourcade quasi. Sì, in effetti è abbastanza strano, però ne capiremo di più dopo il poligono e soprattutto nel secondo giro. Adesso seguiamo Volkov, che si presenta a questa sessione di tiro con percentuali assolutamente di eccellenza. Molto stabile. Ragazzi, l'enciclopedia del tiro Volkov. Mamma mia. Però sbaglia l'ultimo. Eh sì, adesso vediamo cosa si inventa Hofer. Un po' di tensione. Regalino. Dopo due ricariche riparte, non c'è molto vento. Questo è quello delicato, Lucas. Ma bravo. Dai, vai anche sul quinto. Ecco, Italia, diciamolo sottovoce, che non vince in staffetta, direi, dal 1994. Mamma mia, io non commentavo ancora. E tanto un paio di errorini di Bergman, Pfeiffer sembra inquadrato. Beh, non c'è vento, Pfeiffer è grandissimo. Ma... era atteso a un riscatto Pfeiffer, bruttissimo cliente, anche se poi in piedi non ha grandissime percentuali. Problema nello scaricare il colpo per Bergman, che è con le spalle al muro. Ne esce però, e tra l'altro stava arrivando più vento. E adesso vediamo Fourcade, perché è stato lì un po' troppo a guardare. Non vorrei dire, ma il vento sta un po' danzando. Addio. Danza. Martino, forse se arrivavi un po' prima era meglio, eh? Sicuramente era meglio, anche perché la fortuna aiuta gli audaci, e Martin Fourcade in questo giro è stato tutt'altro. Primo errore è di Schumann, Martino aspetta, anche perché stanno per saltare i numeri delle tabelle, delle piazzole, Bravo ad aspettare Fourcade, può prendere ritmo. Comunque il tempo passa, E soprattutto comunque un errore è un altro, addirittura arrivano. Quindi insomma per il podio rimangono in quattro. Russia, Italia, Germania, Svezia, per le altre sarà impossibile rientrare. Quattro atleti comunque di assoluto livello. Hofer in stagione è quello che finora si è espresso un po' al di sotto rispetto agli altri, e anche Pfeiffer a dirla tutta. Bergman sta disputando la migliore stagione in carriera, Volkov idem. Anche nel caso di giro di penalità di Martin Fourcade, il fratello maggiore, il cazzatone, non glielo fa, però devo dire che tutt'altro che MVP oggi, sì. Martin Fourcade. Ha buttato via il grande lavoro svolto da Boeuf e da Simon, non c'è dubbio. No, soprattutto perché insomma stava prendendo le connotazioni di impresa la prestazione della Francia. Adesso guarda cosa fa, guarda. E vabbè, la testa in questo momento gli dice così. Si è portato, ecco, abbiamo le immagini, stavo dicendo che Hofer si era portato sotto a Volkov, siamo quasi al ricongiungimento. E adesso vediamo, perché insomma in piedi Hofer solitamente si diverte. Sì, questa è davvero un'occasione, perché Volkov è atleta alla portata sugli sci. Però io tenderei a ragionare in questo secondo giro, a risparmiare energie, a rimanere in scia alla Russo mettendogli pressione. Poi se la Russo ne esce fuori, bravo lui, e se no si raccoglieranno i dividendi. Quindi tu dici in sostanza in questo giro di non forzare troppo, ma magari di insomma gestire meglio il poligono forzando i tempi. Sì, io mi metterei in scia e farei faticare il Russo, che sicuramente avrà della pressione addosso perché è partito con più di 40 secondi di margine e sa di averla fatta grossa al primo poligono. Guarda che differenza di passo. Hofer è quasi in doppio, l'altro invece fa veramente fatica. Però nonostante Hofer ne abbia di più, non so quanto convenga staccarlo da subito. Poi è vero, Volkov ha grande qualità nelle sessioni di tiro in piedi. Poi ricordiamo che dopo il quinto poligono la Russia sul d'Italia aveva quasi 2 minuti,
La Russia sull'Italia aveva quasi 2 minuti, sì. E beh, è stato molto bravo Dominic Windisch e allo stesso modo è stato finora molto bravo Hofer, però siamo a metà dell'opera. No, fa strano e fa impressione dirlo adesso che vediamo che sono insieme Volkov e Hofer, quando il distacco era di 1,53 e mezzo in quella terza frazione. Sì, sì, non c'è dubbio. Io, fossi uno dei tecnici lungo il percorso, suggerirei a Hofer di rimanere coperto alle spalle di Volkov. È chiaro, bisogna capire quanto possa recuperare Pfeiffer, che sta andando a tutta e sarà staccato di una ventina di secondi rispetto al tandem di testa. E fa paura sugli sci Pfeiffer, però io penso che i tecnici saranno anche bravi nel sottolineare questo aspetto, insomma, nel dare il tempo del tedesco che può diventare il terzo incomodo. Esatto, e anche Bergman non è così lontano, però non si vedono sullo sfondo, quindi 25 non secondi tirando, ci sono tutti, non se non sta tirando. Comunque Pfeiffer è un altro che qualche fantasma nella testa ce l'ha, perché qualche problema l'ha sempre avuto. Beh, guadagna sì, questo è evidente. Guarda, 25 secondi ci sono. Della migliore delle ipotesi per Pfeiffer. Dietro invece va Bergman, mi sembra. E Bergman ne aveva 43 e saremmo attorno a 37-38. È tutto aperto, anche perché Bergman ha un ultimo giro che fa male. Anche Pfeiffer in forma può fare male nell'ultimo giro. Ecco la situazione di chi si gioca al podio. Sì, anche perché poi le altre squadre sono quasi a 2 minuti di distacco, quindi non rappresentano un problema. Siamo dimenticati di Svensson, Come sta andando Svensson? Allora te lo dico. Vai a vedere con quanto distacco partiva, poi io ti do il piazzamento attuale. 3,57. Ora 3,07. Sta andando. Sì, qualche segnale lo vuole dare. E giustamente Hofer resta lì a far faticare il russo, che sicuramente ci starà capendo poco. Però attenzione, Volkov nelle sessioni di tiro in piedi è un brutto cliente, perché ha percentuali ottime. Anche Hofer, quando è in condizioni in piedi, tende a colpire i bersagli. Ma Volkov, se si trova con le spalle al muro in piedi, potrebbe anche addirittura... Sa di essere in una situazione molto più tirata a lui, soprattutto per come è andata la gara. Shipulin ha portato la Russia in testa fin dal primo poligono e adesso qua è tutto in discussione. Sì, adesso tutto in discussione. Diciamo che quello che ha creato problemi non è tanto Volko come Ustigo. E qui che succede? Uno sgarbo forse per andare sulla prima piazzola. Ma ci può anche stare, ci può anche stare. Questa è tutta psicologia. Alla Björdalen, secondo me qua lui ha pensato a cosa avrebbe fatto Björdalen. Vediamo quanto guadagna Hofer rispetto a Volkov nel rilasciare il primo colpo. Secondo me gli può portare via 4-5 secondi, perché è sempre stato uno dei punti di forza di Lucas Hofer, che da questo punto di vista è molto simile a Björdalen. Questa è una Björdalen shuffle, una mossa alla Ole Allen Björdalen, che lui ama la prima piazzola di tiro, sappiamo quanto lo ammira Hofer. Vediamo. Sta arrivando Pfeiffer. E anche Volkov abbastanza rapido comunque. Vediamo chi rilascia il primo colpo. Però Volkov non può far pari al poligono con Hofer, se no perde. Può, non può. E Hofer apre bene. Aia! Però sbaglia anche Volkov. Dai Lucas! Bravo! Tutte e due impressionanti. Bravo! Se ne va per primo Lucas, adesso è tutto da vedere con Pfeiffer, però il vantaggio sembra essere buono. Perché sulla carta Hofer ha qualcosa in più rispetto a Volkov. Non diciamo nulla, perché questo momento storico per l'Italia che... Errore! Non vince da una vita. No, ma ormai, Dario, stai su quelli davanti, stai su quelli davanti. Abbiamo vinto! Aspetta, tendenzialmente sì. Direi che abbiamo vinto. Bergman sbaglia. Stecca ancora Germania giù dal podio, ma l'avevamo detto delle difficoltà di Pfeiffer in piedi, quei fantasmi. E a questo punto Hofer ha margine su Volkov. Chiaro, Volkov nel primo giro ha speso meno di Hofer, però il secondo giro Hofer l'ha fatto praticamente in surplus, rimanendo dietro al russo, quindi l'inerzia è dalla parte dell'italiano. Immagini. Vediamo. Ecco, io il
Mi sembra in controllo Lucas, non sta spingendo a tutta. Volkov sembra un po' più affaticato. Dai, regalati questo show, Lucas. E regalacelo anche. Allora, possiamo dire, l'ultima vittoria dell'Italia arrivò in Canada, a Hinton. Dobbiamo tornare al 1994, quindi un'epoca fa. Tante cose sono cambiate in questa disciplina, non solo in forma di gara. Guarda che controlla, sta aspettando per partire, chiaramente quando arriverà al tratto più duro. Ha dato una controllata ancora. No, ma fa fatica Volkov. Dai, vai, vai. Comincia ad aumentare. Vai, aumenta. Guarda come scivola lo sci di Hofer. Lo sci di Hofer è piatto, mentre Volkov scia sugli spigoli. Quindi c'è un'efficacia diversa. Io credo che l'abbia risolta in questa fase la partita. Volkov non ne ha davvero più e si sta rialzando. Io di queste situazioni me ne ricordo, insomma, diverse nello sci di fondo, ma nel biathlon veramente inedite. Insomma, richiama le grandi staffette del fondo questa gara dell'Italia. Io tenderei a dire che alla luce del livello che c'è in questa disciplina, una vittoria qui vale più di quella dello sci di fondo. Poi una vittoria è sempre una vittoria, ci mancherebbe altro. Però insomma, i risultati nel biathlon, al di là dei successi di fine anni 80, non sono comparabili a quelli dello sci di fondo, per cui il peso specifico di un eventuale successo odierno è nettamente maggiore, dai. Siamo soli. Sembra che i fondisti ce ne vogliano. E siamo soli. Sì, 5 secondi, una ventina di metri. Beh, dai, adesso regista tedesco, però ok, ogni tanto guardati Pfeiffer, però le telecamere ce le hai, stai davanti. Adesso dai, vediamo. Lucas. Sì, Volkov sembra reagire in questo tratto, però sì. No, ma ne ha Hofer. È più pimpante Hofer, che ha sempre 5 secondi e 10 metri di margine, 10-15 metri. Dai, dai, dai. Ma dai, l'impressione dai. È che se ne stia andando. Mamma mia, aumenta il vantaggio. Sì. Beh, chiaramente sui tratti in piano il vantaggio è superiore. E qui sono una quarantina di metri, dai. Però lo vogliamo dire, Massimiliano, sono un paio d'anni che con questa gara al maschile, chiaramente, insomma, e dai, e dai, e dai. E adesso vincere sì. Non era così facile pensarlo, però insomma c'erano tanti segnali. Sì, tante volte l'Italia è arrivata a giocarsi anche la vittoria all'ultimo poligono, poi per contingenze sfortunate è andata male. Oggi sinceramente è andato tutto per il meglio, però non ce ne voglia Lucas Hofer. Per me l'MVP di questa gara è Dominic Windisch, perché ha disputato una terza frazione incredibile. Tutti e quattro sono stati grandi, perché anche Christian lo è stato, però è vero, le cose vanno dette per quello che sono. Stavo dicendo la stessa cosa, Massimiliano, volevo dire, tutti e quattro hanno fatto veramente molto bene, però Dominic è stato incredibile. E poi sicuramente Lucas Hofer, che ha gestito con grandissima sagacia tattica il secondo giro, il secondo poligono. Il distacco è di 5 secondi, però ormai insomma Volkov si sarà arreso, no? Sì, poi c'è di mezzo anche un doppiato che darà fastidio al russo, ma non credo che possa trovare le energie per riportarsi su Hofer. Mancano 300 metri, credo. Sì, ne mancherebbero 500, anche se il piazzamento della fotocellula non mi ha mai convinto come a riscontro cronometrico, perché qui danno 7 km, secondo me da qui ne mancano 700-800 metri, comunque cambia poco, e adesso dovremmo staccare sul rettilineo finale. Sì, comunque in generale una vittoria italiana nel biathlon al di là della staffetta è roba rara, eh. Sì, dobbiamo tornare a René Katarinussi, a Kanti Mazinsk. Sono 10 anni. Eh sì, abbondanti. Mamma mia, lo avevamo detto però, quando questo ragazzo ha cominciato a dare quelle sensazioni già ai campionati del mondo, sapevamo che con la sua presenza qualcosa sarebbe successa. Poi grande Dominic, grande Marcus, bravissimo Christian De Lorenzi, aspettiamo anche Pietro Dutto, è un bel movimento azzurro questo. Eh sì, quindi dopo 17 anni l'Italia torna a vincere una staffetta di Coppa del Mondo. In passato successi ne erano anche arrivati e qualche volta anche in manifestazioni importanti. Beh, chissà che i giornali, i media non cominceranno magari a dire, beh, c'è Hunter Selva tra poco, Sì, auguri. Lo so, è una battaglia persa. Però intanto Lucas se la gode, dice, non ci credo, non ci credo. E poi lui ha un carattere così,
Fantastico, fantastico! Successo che mancava da tanto, l'Italia batte tutti a Oberhof. Sì, questa è sicuramente una vittoria che cambia la stagione dell'Italia, però deve essere l'inizio per qualcosa di importante. Non qualcosa di una tantum, siamo capiti. E dopo Russia aveva un vantaggio di 1,53 e mezzo. Però soprattutto a Oberhof non c'è mai nulla di scritto fino alla fine. La gara l'ha persa sicuramente Evgeny Ustyugov, non tanto Volkov che si è difeso in qualche modo. Bravissimi, 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 Svezia che completa il podio. Comunque Hofer ha dato 11 secondi in questa frazione a Bergman. Però, guarda il rispetto di uno come Bergman che ha fatto il back to back nella sprint, che è andato subito a congratularsi con gli azzurri. Questa è una bellissima dimostrazione di quella che è la considerazione anche di un atleta del livello ormai di Bergman. Beh, non è che queste cose, come ci vuole raccontare qualcuno, accadono solo nel rugby. Ah no, no. Perché questo è un mito da sfatare, no? No, ma soprattutto non è che queste cose succedono così, te le guadagni, perché evidentemente Bergman, che capisce, sa di biathlon, insomma, quello che dicevo prima io, secondo me, ci avevamo provato in diverse occasioni anche con possibilità, quindi non è una vittoria estemporanea completamente, certo, no, mancava no. Da tanto tempo. No, no, non è assolutamente estemporanea, perché l'Italia lo scorso anno quasi sempre si è giocata qualcosa di importante all'ultimo poligono, è andata un po' meglio del solito d'Anterselva, in altre occasioni è andata peggio. Oggi bisogna ammettere che tutti si sono espressi al meglio, però ripeto, Dominic Windisch, esperienza in Coppa del Mondo relativa, in staffetta ancora meno, oggi in una frazione difficile ha trovato un 5 su 6 a terra, un 5 su 6 in piedi. È lì che ha girato la staffetta per l'Italia e Hofer è stato bravissimo a portarla dalla sua nel finale. Tanto, vabbè, Svensson ha qualcosa di poco umano, perché comunque la sua gara è stata fatta. Svensson credo abbia fatto segnare il miglior tempo di frazione, adesso qui dovrebbe andare a superare Suman, credo, no? Eh beh, penso che non ci siano problemi. Però, tanto per darti un'idea, ha scavalcato e staccato Martin Fourcade. Eccolo qua che parte, la volata non è in discussione. Adesso voglio vedere il tempo. Questo è il favorito, me, per il weekend, eh? Sì, il tempo è reale, anche se credo che Hofer non vada così lontano da Svensson, vediamo. Non ce l'ho ancora. Con quanto ha chiuso di distacco? E adesso eccolo qua. Ha dato 36 secondi a Hofer, mentre Martin Fourcade non è che si sia espresso proprio al top del potenziale, no, ci aspettavamo una prestazione di altro tipo. No, non mi è piaciuto, ed è strano da uno come lui, che è un generoso veramente inesauribile. E sicuramente il fatto di essere stato scavalcato da Svensson in qualche modo avrà bruciato. Sai che ti do una lettura? Secondo me è arrabbiato con G. Ma perché dice: non è possibile che io mi devo trovare a fare una staffetta in questa condizione, e magari dopo quello che hanno fatto anche Simon Fourcade e Boeuf, che hanno fatto loro, però forse questa cosa non gli ha permesso di interpretare bene quest'ultima frazione. Fosse così, andrebbe a confermare quanto noi stiamo dicendo ormai da parecchio tempo. Sujet. Esatto, c'è stata una grandissima frazione invece dello sloveno. Chi è? Bauer, Clement Bauer, un altro che ha combinato niente a dicembre, che ha viaggiato praticamente sul tempo di Hofer. Terzo tempo di frazione per Bauer. Beh, insomma, è difficile aggiungere dell'altro a questa prestazione straordinaria, semplicemente, del quartetto azzurro. Mi fa impressione pensare che è la prima vittoria in staffetta che commento. Beh, insomma, 1994 in effetti era davvero un'epoca fa, e peraltro quelle gare non vennero trasmesse da Eurosport, gare canadesi. Peraltro l'Italia in Canada ha sempre raccolto bene, eh? Terreno fertile storicamente per il biathlon.
E adesso speriamo che davvero abbia una svolta alla stagione anche nelle gare individuali per gli italiani, eh? Ecco, che sono quelle che poi, con tutto il rispetto per una staffetta, contano di più. Chiaro, questa staffetta ti dà anche un bel impulso nella classifica per nazioni. Sono punti pesanti quelli conquistati oggi, che garantiranno all'Italia la certezza comunque di rimanere nelle prime 10 alla fine della stagione. Su questo ci sono pochi dubbi. Poi sai, andare a prendere le prime 5 è molto difficile, bisogna cambiare marcia nelle gare individuali. Però Fratelli Vindici visti oggi, il De Lorenzi della prima frazione e l'Offer che ha chiuso, sono atleti che possono ambire a piazzamenti di un certo prestigio, e con un po' di fortuna chissà anche a qualcosa vicino al podio o sul podio. Però non solo fortuna, perché bisognerà cambiare marcia anche nella considerazione del biathlon, insomma, da qualche parte a Milano, eh? Questi sono discorsi un po' più impegnativi che ci sarà tempo e modo di affrontare più avanti. Probabilmente tutto il sistema che abbiamo rivisto dalle fondamenta, però insomma oggi è opportuno godersi questa vittoria, sì, che è fatto sicuramente raro. In più arriva Doberov, un tracciato difficile, è un tracciato dove gli italiani qualche volta non si sono neanche presentati a gareggiare, il che la dice tutta sull'approccio verso questa località. Trionfare in questo contesto, battendo nettamente le altre squadre, è un segnale molto importante. Da qui bisogna costruire tutto il resto. Saremo capaci? Questo non lo so. Beh, insomma, intanto le premesse ci sono, dai. Comunque dietro non è che c'è proprio nessuno, perché l'Italia batte Russia, Svezia, Germania, Norvegia, Austria.